Siamo qui a Villaggio Norge per denunciare uno stato di emergenza. Infatti 400 circa concittadini da tempo sono dimenticati dalle istituzioni. I residenti di Villaggio Norge richiedono da tempo delle azioni concrete da parte della politica. Delle azioni che secondo noi devono tradursi in un piano di emergenza per Villaggio Norge, che ha tre punti. Il primo è sicuramente il decoro urbano. Lo vediamo, basta passare per le vie della località. Il secondo punto è sicuramente il campo sportivo, che deve diventare un punto di attrazione per i più giovani e per chi vive in questa località. E il terzo punto è sicuramente il palatenda. Ormai molte promesse sono state fatte, adesso è il momento di agire. Abbiamo segnalato in più consigli comunali lo stato di degrado del palatenda e soprattutto la pericolosità che insiste sulla cittadinanza di Norge. Le risposte avute sono quantomeno interlocutorie. La prima volta ci è stato detto che c'era un problema con una ditta che non aveva documentazione e quindi si sarebbe provveduto a chiamarne un'altra. Dopo un anno, visto che i lavori non partivano, abbiamo presentato una nuova interrogazione in cui la risposta è stata quantomeno confusa, cioè ci è stato detto che fatta una stima, una perizia, c'era l'indecisione se costruire, riparare oppure rifare un nuovo palatenda. Perché ci viene da pensare che una classe politica che si rispetti, un'amministrazione, deve decidere, non demandare in là nel tempo, perché il tempo è denaro. Quindi questa è la situazione prospettata. C'è un progetto grandissimo su Norge, un progetto di più di 1 milione d'euro. Noi chiediamo, anziché procrastinarlo ogni anno e spostarlo più in là, che almeno qualche stralcio venga partito, in quanto la situazione è chiara. Il degrado è sempre maggiore e penso che i cittadini di Norge meritano qualcosa di più. Una delle nostre località che abbiamo nel comune di Rosolina, e mi sento in dovere di fare un appello all'amministrazione comunale affinché ci sia maggiore attenzione verso la cura del verde, la manutenzione, ma soprattutto durante l'estate, perché ci sono pericoli di incendio, ma soprattutto anche per una questione di igiene pubblica. Credo che Villaggio Norge, come tutti gli altri quartieri, meritano una attenzione e una programmazione sulla manutenzione e la cura del verde, affinché tutti possano dire: paghiamo le tasse, ma abbiamo la nostra dignità. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.